Tanti giovani diversi 2004, al momento ne sono 5: Moruzzi, De Marco, De Gasso, Accornero e Masala. 6 con Riccardo Stivanello, prestito in via di definizione dalla Bologna. Oltre ai 2003, Floriani, Staver e Manu. Ecco gli obiettivi del club: priorità all'equilibrio dei conti. Il presidente Daniele Sebastiani. Abbiamo una squadra che per 7, 8, 11 è quella dell'anno scorso, che ha ben figurato e ha fatto un bellissimo campionato, quindi di dire che una squadra così giovane, addirittura primavera, poi è chiaro che se con la partita, dobbiamo valutare la partita col Pineto, dove la maggior parte dei giocatori che faranno sicuramente i titolari in questa squadra erano fuori, è chiaro che se non ce li hai. Giocano quelli che c'hai. Sicuramente la prima cosa è l'equilibrio dei conti, perché senza equilibrio dei conti poi ti sfragelli e quindi non vai da nessuna parte. E siccome noi non ce lo possiamo permettere, noi quell'aspetto lì lo dobbiamo ritenere sicuramente prioritario. Io penso che sia una squadra attrezzata per fare un buon campionato. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto un buon campionato rispetto a delle società che erano molto più attrezzate di noi e poi ce la siamo giocata ai Quindi playoff, se fin tanto che rimarremo sempre noi. Noi faremo il possibile e l'impossibile per tornare in Serie B, perché è il nostro interesse, però non è che posso dire ci torno fra un anno o ci torno fra due, di sicuro. Magari ci torno nel momento in cui meno me l'aspetto. cioè non può pianificare questa società il No, ritorno in no, Serie B. la pianificazione la fai, perché la fai, ogni anno cerchi di farla. Ma poi non è, per rispondere anche a Giancarlo che dice dobbiamo tenere un'ossatura, ma l'ossatura non le possono avere più manco le società che fatturano 500 milioni, figurati come le può avere una società come il Pescara o le altre di Serie C. Il nostro programma è fatto su quello, perché patrimonializzando e potendo poi mettere sul mercato i giocatori, ogni anno puoi fare una squadra competitiva. Perché diversamente, se voi mi dite dove c'è quell'imprenditore a Pescara che può mettere ogni anno 4-5 milioni sul piatto di suoi per fare un campionato di vertice, io vengo con voi e andiamo a trovare. E poi l'analisi reparto per reparto, cominciando naturalmente dalla difesa. Avere Brosco, Mesic e Pellacani in una difesa del Pescara, poi dipende anche dal tipo di gioco, dipende anche da. Sì, è chiaro che se tu i tre difensori nostri li metti in una squadra che ce li hanno sotto la porta, difficilmente pigli gol. Se poi li fai giocare come gioca il mister, che la difesa deve essere alta, è chiaro che hanno più possibilità di prendere gol, però è anche vero che hai anche più possibilità di farne. Per cui delle due l'una, se vuoi vedere un calcio di un certo tipo, ti assumi un rischio, se ne vuoi vedere un altro, te ne assumi di meno, ci mancherebbe. A noi piace questo, quindi per No, noi va bene così. quindi potrebbe Pullman essere una è rosa da che si diverte di meno. esibizione quella di quest'anno. No, 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 è una rosa che deve fare il calcio che conosciamo noi, quello che fa il mister. Poi puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, ma nessuno di noi ha detto quest'anno che stiamo facendo o possiamo permetterci il lusso di fare una squadra che deve ammazzare un campionato. È legittimo che Latina faccia le sue richieste, poi dopo il giocatore andrà a scadenza, non vorrà stare più a Latina, ma sono problemi suoi. Cioè io parto da un presupposto. Se io ho fatto firmare un contratto biennale a un giocatore e arriva il secondo anno e questo fa i capricci, e io gli ho fatto firmare 2 anni, non è che gli ho messo il coltello sotto la gola quando ha firmato 2 anni, ci cioè, avrà 2 anni, giocherà 2 anni e finisce il secondo anno e va via dove vuole. Dell'Icardi sicuramente avrà sul suo taccuino più di un nome per quel ruolo. Uno di questi nomi può essere, l'ho citato poc'anzi, Elvis Gabasci, Gabbai Scarpa. è un giocatore che noi anche lì, no, forse abbiamo sbagliato poco perché Gabbasci poi alla fine ha fatto Certo. pure la sua carriera, noi l'avevamo portato qui che era 10 anni giovanissimo. fa. Potrebbe fare al caso nostro, ma ce ne sono tanti altri. Daniele ha sul suo taccuino diversi nomi che Quindi si può fare. ulteriori arrivi solo in caso di partenze, mi sembra che sia questo il concetto, no? Ma noi la Sostanziale. mezzala la vogliamo fare, a A prescindere dalle prescindere. partenze, a prescindere dalle partenze. Per il resto ci riteniamo che sia una squadra completa. Su Vergani, insomma, qualche giorno fa ha detto a me personalmente: io credo tantissimo nelle qualità di Vergani, quest'anno farà 15 gol, quindi non si muoverà da Pescara. Io personalmente ci credo, ma se ci credo io finisce dove parlo. Il problema è un altro, che il problema, l'aspetto positivo è che il mister ci crede. Crede nel giocatore, crede che possa fare molto bene, per cui Vergani sicuramente insieme a Cuppone e Tomassini saranno
quelli che ci dovranno portare i gol, insieme agli esterni o ai centrocampisti che comunque col mister fanno sempre gol. Io nella realtà oggi, se vi devo dire chi ti ha chiesto Cuppone, non ho richiesto per Cuppone e noi siamo felici di tenerlo qui. Riccardo Brosco ha avuto offerte dall'Entella, dalla Ferrarpi Salò e dall'Avellino, con contratti molto più importanti di quello che ha a Pescara. Riccardo Brosco vuole rimanere a Pescara, è venuto da me, mi ha detto: Pres, ecco qua. Me li ha fatti vedere, non è che me li ha detti a chiacchiere. Queste sono le offerte. Io voglio rimanere a Pescara. Righi, stai tranquillo, troviamo la soluzione di rimanere a Pescara. Presidente, ha La rinnovato prolunga, Brosco? prolunga. Lo farà nei prossimi giorni, ma siamo già. Un anno di contratto, cioè scadenza 2025. No, anche 2026. Pineto Pescara, dove si giocherà? Su questa cosa preferirei non parlare. Lo Senza. stato dei fatti è che lo Stato Adriatico è occupato dal 21 di settembre al primo, quando è primo di 1 ottobre, ottobre. da una Europei manifestazione Master di Atletica Leggera. di atletica leggera. Quindi probabilmente si è calcolato male la data di come impegnare un campo che ha una squadra professionistica che ci gioca sopra, però Quindi queste sono problematiche che si risolveranno.